Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di un'emorragia interna. La reazione di Chiara Ferragni, la sua ex moglie, ha sorpreso molti fan. Fedez sta attraversando momenti difficili, essendo di nuovo in ospedale. Il rapper ha spiegato su Instagram che l'emorragia interna è una conseguenza del precedente intervento per la rimozione del tumore al pancreas. Accanto a lui ci sono i suoi familiari e amici, ma non Chiara Ferragni. Alla diffusione della notizia del ricovero, Chiara ha scelto di mantenere il silenzio, evitando di commentare pubblicamente la vicenda e interrompendo temporaneamente la condivisione di contenuti sui suoi social. Questa scelta potrebbe essere motivata da un senso di rispetto per il padre dei suoi figli e da una strategia di comunicazione. Qualche ora dopo il ricovero, Fedez ha voluto chiarire la situazione tramite Instagram. «Ho letto di abusi di alcol e droghe, non è assolutamente vero». Ha precisato che l'emorragia interna, seppur meno grave di quella avuta nell'ottobre 2023, è legata all'intervento chirurgico del 2022. Nonostante la preoccupazione iniziale, il rapper sta migliorando e potrebbe essere dimesso dall'ospedale a breve. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!